Ragazzi, siamo tornati qui su Spider-Man. Ho fatto il viaggio veloce, onestamente 3000 metri non me li volevo fare. Quindi, adesso dobbiamo andare ad Harlem. Però come prima cosa vorrei fare queste torri, giusto per completare tutta la mappa. Come va, MJ? Tutto bene? Sì, tutto ok. Stavo giusto esaminando i registri della Oscorp. So che non c'entra, ma ricordi quando siamo andati con Harry a Staten Island? Per assaggiare la miglior pizza della città? Sì, 10 ore di odissea per un pezzo di carbone con formaggio freddo. Come dimenticarlo? Mentre scorrevo i documenti della Oscorp, mi è tornato alla mente quel giorno. Harry non vedeva l'ora di prendere il traghetto. Ho pensato a quanto era semplice la nostra vita al tempo. Niente lavoro, nessun supercriminale. Potevamo perdere ore dietro una pizza improponibile. Mentre oggi ogni minuto libero sembra la fine del mondo. Già, è dura essere adulti. Ma forse quello che facciamo permette ai ragazzini di oggi di vivere le loro avventure a Staten Island e senza troppi rischi. È il cerchio della vita. Il cerchio della schifo pizza. Ma forse hai ragione. Messa così non è male. Grazie, Peter. Belli questi ricordi. Ragazzi, abbiamo completato tutta la mappa adesso. Adesso tutta la mappa è completa. Vediamola. Ok. Adesso sì. Adesso è tutta completa. Qui stanno anche dei... Era l'ultima. Hai riattivato tutte le torri della città. Speriamo serva a rendere la città più sicura. Anche i dettagli contano. Credi che ce la faremo io? Non lo so, ma non voglio ancora arrendermi. Nemmeno io. Oh. A tutte le unità, dei fuggitivi stanno fomentando una rivolta. Segnalazione da Godsacre. Ci siamo. Devo combattere Rhino. Gioca con uno della tua taglia, Rhino! Nessuno è della mia taglia, Vogue. Allora magari ne parliamo? Rhino, spiegami questa alleanza! Non eri un solitario! Conta solo il fine, Vogue! Il fine giustifica i mezzi! È pure poeta, è vero, Rhino è un giusto poeta. Oh. E quale fine giustifica questi mezzi? La libertà! Quella vera! Basta costume! Basta con Rhino! Dai, invece? Invece? Mi piaceva il tuo costume! La personalità! Dovresti ringraziarmi. Senza costume sono meno pericoloso. No! Dai, ma vince. Vince, 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 vince. E i nostri scambi di battute tra un qui. pugno e l'altro? Quasi mi dispiace. Dovresti sfondare. Sì, sì, sì. Attenti! Ok, Rhino. Ora basta. Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate. Ora ci penso io. Scorpi, ti adoro, ma intromettersi è da maleducati.
Come avresti fatto senza di me? L'avresti supplicato di smettere? Sì, Gargan. Era esattamente quello il mio piano. Oh, sembrate marito e moglie voi due. Rhino, via, c'è. Ancora bloccato, Gargan. Patetico. Quindi il vostro gruppo con Octavius ha già un nome? I Terribili Sei? Quella sporca mezza dozzina? Che ne dici di... Oddio. I sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto. Gargan, ti prego, è un nome ridicolo. No. E vabbè, Gargan. C'è? No! Prendilo, idiota! Prendilo! Vieni ad aiutarmi, Durak! Ragazzi, non litigate! Posso giocare con tutti! Spostati! No! Ci mettiamo d'accordo, regà! Rhino si vada a togliere il costume. A te, Octavius, cosa ha promesso, Scorpion? Denaro. Gargan non ha ideali. Combatte per profitto. Falso. Spaccherei la faccia. Vabbò. Scorpi, ti adoro, ma intromettersi a da maleducati. Come avresti fatto senza di me? Avresti supplicato di smettere. Sì, Gargan. Era esattamente quello il mio piano. No, sembrate marito e moglie voi due! Liberami, forza! Oh, Gesù! Quindi, il vostro gruppo con Octavius ha già un nome? I Terribili Sei? Quella sporca mezza dozzina? Che ne dici? I sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto. Gargan, ti prego, è un nome ridicolo. Come ho potuto fidarmi di un incapace come te? Oh. Prendilo, idiota! Con i doppi no, eh! Vieni ad aiutarmi, Durak! Ragazzi, non litigate! Posso giocare con tutti! Mi ostruisci la mira! E c'è? Rhino si farà togliere il costume. A te, Octavius, cosa ha promesso, Scorpion? Denaro. Gargan non ha ideali. Combatte per profitto. Falso. Spaccherei la faccia a Spider-Man anche gratis. I soldi sono mangia. Patetico, Gargan. Piacerò io quell'insetto. Dieci, Rhino. Dieci. Ma cazzo, qui, sai, non lo direi a nessuno! E lasciare il tuo cranio intatto? Dai, divertimento! Oh, Gesù! Forza, Poke! Aiuto! Lascia che ti insegni a picchiare, duro! La mia mascella ha già imparato la lezione! Grazie! No. Esci, Rhino, esci. Rhino è stordito. Con la pioggia di pugni. Hai
idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito! Io ho fallito? Sì, tu, scimmione! La convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo! Ok, Yuri, ne abbiamo presi quattro. Restano solo Octavius e lì. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili. Ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita e alla Oscorp non si sbilanciano sull'antidoto. Temo vogliano lucrarci. Non mi aspettavo altro dal nostro caro sindaco. Penso io al respiro del diavolo o sul caso una persona fidata. Ehi, Pete. Ho setacciato le banche dati cittadine, statali e federali. Se il laboratorio del respiro del diavolo esiste, non è registrato. Non resta che cercare nei documenti personali di Norman. Ho già controllato il computer nel suo ufficio. Stai pensando all'attico? L'edificio pullula di agenti della SEI. Se mi scoprissero, potrebbe andarci di mezzo qualcuno dei residenti. È vero, ma io potrei riuscire a passare inosservata. Entro, scopro l'ubicazione del laboratorio e tolgo il disturbo, in caso di problemi ti contatto. D'accordo. È rischioso, no, ma non abbiamo scelta. Aspetta che sia nei paraggi, prima di agire. Ricevuto. No. No, un'altra sequenza con Mary Jane. Stealth, no, ti prego. È un tiro di palle. Qui comando Sable, in attesa di aggiornamenti da Museum Mile. È figo, però è una rottura di palle. Nessuna traccia del bersaglio primario. Qui comando, situazione a Vanderbilt? Avamposto assediato dai demoni. Bene, MJ, sono un paio di isolati. Chiama, in caso di guai. No. Grazie, Pete, augurami buona fortuna. Ok, l'attico di Norman è all'ultimo piano, ma l'ascensore è bloccato. Devo entrare nella sala della sorveglianza. Il sindaco Osborne vive... La sala di sorveglianza. Ma se entro, la guardia mi vedrà. I residenti sembrano alterati. Forse potrei fomentarli per creare un diversivo. Ho lasciato l'inalatore di sopra. Sono tenuti a lasciarti salire in caso d'emergenza. Un problema di salute mi sembra sufficiente. Davvero? Beh, allora andrò a parlare con la sicurezza. Ehi, lasciateci salire! Io ho un'emergenza medica! Oddio, non respiro. Ma chi sta parlando? Devo tornare di sopra. Niente? Non può passare. E vaffanculo. Se restiamo qui sotto finiremo per contrarre quella malattia. Consiglio di stare alla larga da receptionist. Ha una brutta tosse. Cosa? Non possono impedirci di tornare su. Perché Osborne non è con noi? Questi problemi non lo riguardano? Il sindaco e i suoi amici fanno eccezione. Hanno appena lasciato salire uno dei suoi finanziatori. Ah, lo sapevo. È un'ingiustizia bella e buona. Forza! Dovrebbe funzionare. Oh, cavolo. Jerry, vieni qui. Abbiamo un problema. Fateci passare. La porta della sala di sorveglianza è aperta. Non devo farmi scoprire. Per favore, mantenete la calma. La Sable International ha quasi concluso il controllo. C'era stato detto anche un'ora fa. Ehi là! Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho un paio di agenti della Sable da farti conoscere. L'avevo appoggiata da qualche parte. Giuro che... Ma giurare altrove. Qui ci pensiamo noi. Ok, vado. Ah, bel così. Giocattolino. Diretto. Devo farlo girare. Che bravo. Beh, alla Sable. Ecco la sala. Perfetto. Della sorveglianza. Ma la gente della Sable blocca il terminale. Mary. Fatto. Jane Watson, la super spia. Ora sblocchiamo l'ascensore. No, la super cacacazza.
Andata. Norman sta uscendo e l'ascensore è sbloccato. È il momento di salire. Ma se adesso ci scoprono che stavamo qua? Cioè, che famo poi? L'ascensore è dell'attico. Ottimo. Ci sono. Norman e la Sable. Puntualissimi. Trova il tecnico e licenzialo. Stupido e inutile pulsante. Le guardie di Norman se ne sono andate. Se nasconde qualcosa qui, la troverò. Oh, e non potete mettermi questo qui. Diagnostica automatica in corso. Restate calmi. Ed è fatto pure bene. La pellessa all'attico di Norman, allora. E questo cos'è? Wow, questa maschera è spettacolare. C'è una porta segreta nella parete. Chissà dove conduce. Ah. Cioè, a caso. Norman dice i favolosi ragazzi Osborne. C'è una porta dietro la parete. Un tastierino dietro il ritratto di famiglia. Norman ama i film di spionaggio. Ora devo trovare il codice da inserire. Valla a trovare. O valla a trovare sto codice. La porta resta chiusa per la durata del controllo. Casa. Qua non è. L'ordine di produzione del tastierino. Pare abbia usato l'ultimo giorno di Harry come codice. Il giorno della sua partenza per l'Europa. Quindi? Nessun guasto rilevato. Porte antincendio disattivate. Norman sta per tornare. Devo trovare il codice da inserire. L'avevo dimenticato. Gli Osborne hanno... Harry ci diceva spesso che sua madre amava cucinare. Credo che Norman non abbia mai toccato una pentola, invece. Norman ha chiuso a chiave la stanza di Harry perché resti immacolata fino al suo ritorno dall'Europa. Ma dove sarà la chiave? Ripeto, valla a trovare adesso la chiave. Ehi, papà. Sto andando dal dottor Michaels per un'ultima iniezione prima del grande viaggio. Se ti andasse di vederci lì, mi porteresti il diario? Vorrei prendere qualche appunto sul giorno dell'addio. In più, so che non senti dirmelo spesso, ma... Beh... Grazie... per tutto quello che fai. Ti voglio bene. Wow. Era da parecchio che non sentivo la voce di Harry. Sembra... stanco. Speriamo che il diario sia ancora qui. Devo guardare in camera sua. Dove è il codice del tiriero? Ma dove è la chiave, piuttosto? Ma è chiusa. Chissà dove Norman... Un tempo ero gelosa della famiglia di Harry. Sembravano così felici. Perlomeno rispetto non era giovane, a me, piccolo padre, Norman. Ma con la malattia di Emily cambiò tutto. Oh mamma, guarda come eravamo spensierati. Mi mancano quei momenti. Ma che altro c'è da fa? Devono far arrabbiare a me.
Emily, la madre di Harry. Lo prendevamo in giro perché la definiva la mamma più bella di tutta Midtown. Forse aveva... Bingo! Oh. Sarà la chiave per la camera di Harry. Ma io vado a caso. Segreto. Norman e Otto. Wow. A quanto pare erano molto amici. Cosa avrà rovinato il loro rapporto? Boh. Chi lo sa? Ma cosa... Non può essere per Harry, giusto? Ah. Beh. La PlayStation 4. Che sono questi joystick? Vabbè. Il diario di Harry. L'ultima pagina è del 18 luglio. Deve essere il codice della porta. 1807? Noi non dovremmo andarcene senza un piano. Noi? Voi resterete qui. L'antidoto è pronto. Io devo controllare la produzione. Sarà troppo vulnerabile senza di me. Mi sento molto più vulnerabile con te. Vado da solo. Non si discute. Squadra 2 in attesa. Ho bisogno d'aria. Ti pareva. Pete, la cura di Norman è pronta. Ora si sta dirigendo al laboratorio. Puoi seguirlo? Non senza metterlo in allarme. Qualcuno ha corretto il caffè di Sable e ora i suoi uomini sono sotto doppio controllo segreto. Ok, tieniti pronto allora. L'ho quasi localizzato. No. Ma non è il culo. Continua a perlustrare. Che culo. Devo trovare il laboratorio del respiro del diavolo. Dovrà pure esserci un indizio qui dentro. Norman ha gusto in fatto di mappe. Sembra l'Upper West Side. Norman tracciava i movimenti del dottor Michaels. Inquietante. Ma il dottor Strom non è un esperto di robotica. Nessun movimento da parte di Van Adder. Sarà fuori città. Michaels è a capo dell'equipe del respiro del diavolo. Huh. Queste sono tutte le proprietà della Oscorp. Edifici commerciali. Wow. Quanti edifici amministrativi. La Oscorp sta puntando la posizione delle truppe della Sable. Con questo dovrei poter localizzare il laboratorio del respiro del diavolo. Un edificio Oscorp pieno di agenti della Sable e frequentato dal dottor Michaels. No, Norman non è... Un edificio amministrativo sarebbe una copertura perfetta per il laboratorio. E questa deve essere la squadra C. La squadra Alfa. No, devo rintracciare Michaels. Van Adder... Michaels è a capo delle... La Oscorp sta puntando tutto sulla difesa. No, Norman... Un edificio amministrativo sarebbe una copertura perfetta per il laboratorio. Al laboratorio ci saranno un sacco di agenti della GR27. È il nome in codice del respiro del diavolo. Ci sono! Tra la decima e Cathedral. Non sarà?
Ma certo, Decima e Cathedral, il dipartimento degli archivi Oscorp. Il nascondiglio ideale per un laboratorio segreto. GR-27, l'incidente Martin Lee. Che cos'è? Sì, ora sta registrando. Io sarò nella stanza accanto. Non temete. La cura ha solo bisogno di tempo. Ope, di attenzione, ti ho i pai mamazai. Chicoi, ci. Tendisi su mamma, basta siamo soli. Fatto, via mamma usci, aiuto, per favore, aiuto. Credevo fosse solo un consulto. Ma sembrava pronto. Io vado dentro. No, non puoi. È troppo tardi. Fate qualcosa! Aiuto! Aiuto! Ma che cosa hai fatto? Oh mio Dio. Norman e Otto. Tutto è partito da loro e loro hanno creato Martin Lee. Questo mi serve. Ma cosa? No! Chi è là? No. 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 Su, forza, forza, forza. Dannazione! Abbiamo visite. Massima allerta. No, ancora. Ed, ho trovato il laboratorio. E non solo quello. Quanto sei lontano? Sono a due isolati. Fa un fischio e arrivo. Bene. Tieni caldo il motore. Comando, un rumore sospetto per lustro l'area. Mi ha visto? Non mi ha visto. No. Ok. Se mi faccio questo. Ok, questi tre fatti. Raggiungere il balcone. Uff. Trovata, capo. Come arriva? No! Pete, ci sei? Sono sull'Alex. Stai bene? Tra poco starò meglio. Angolo nord-ovest. Sei pronto? Aspetta, aspetta! Troppo tardi! Tocca a te! Tu sei matta! Sì. E tu sei incredibile!
È difficile da metabolizzare. È rimalato. Norman è lì. Il dottor Octavius. Lo so. È tutta colpa mia. No, non ricominciare. Ora non sei più solo, Pete. Io e Miles penseremo al Fist. Tu cerca Norman. Trova la cura. Grazie, partner. Devo trovare quell'antidoto e risolvere questa crisi. Deve esserci un modo per contattare Lee e Otto e convincerli ad abbandonare questa crociata vendicativa. Non possono mandare all'aria quanto di buono hanno fatto in passato solo per distruggere Norman. Va bene, Norman sta andando a prendere l'antidoto. Avviso Yuri. Spero siano buone notizie. E come? Oscorp ha creato un antidoto. Esiste una cura. Grazie a Dio. Quando possiamo distribuirla? Cercherò di scoprirlo. È tra la decima e Cathedral. Aspetta. Mi dicono che in quell'area è precipitato un elicottero. Oh no. Quello potrebbe essere Norman. Ti manderei degli agenti, se soltanto ne avessi. Tranquilla, ci penso io. Risolveremo tutto. Credimi.